Insomma, sei in partenza per Cannes o tra pochissimo, non è male. No, è una bellissima possibilità ed esperienza. Diciamo che comunque andare a vedere le persone che fanno il tuo lavoro al migliore, al top, è una possibilità grandiosa. Tra l'altro, ecco, anche la vostra è una di quelle coppie miste. Insomma, tu hai social, ma hai lavorato con un professionista, un giovane professionista che non è di questa agenzia. No, è una mia amica con cui abbiamo condiviso dei momenti insieme in università di lavoro in cui ci si poteva confrontare, ci si è aiutati durante i vari progetti, anche se abbiamo fatto università diverse. E comunque da questa amicizia, questa collaborazione e aiuto sui vari lavori, anche tuttora ci è un grande confronto e quindi sembrava un'idea ottima provare insieme questa esperienza di poter andare Anche perché insomma dimostra che la creatività non ha certo barriere legate a delle sigle, ma viene da dentro. Tanto insomma tu sei designer. a Cannes. Sì, sono junior designer in We Are Social da un anno e qualche mese e appena iniziata anche qui una esperienza nuova dove ho la possibilità di continuare a imparare da chi mi segue e mi aiuta nell'implementare meglio le mie caratteristiche di lavoro. Ecco, a livello di ADC, il design è stata la categoria dove ancora un po' languono, no? Le iscrizioni. Ma secondo te perché non è così usuale? Cioè per te è stato facile trovare, insomma, lavoro all'interno delle agenzie? E diciamo che il design è un ramo che molti potrebbero vedere di nicchia. Molto complicato nel senso che la brand identity non è proprio una cosa comune nel campo delle agenzie pubblicitarie, ma più delle agenzie di grafica. E purtroppo è un peccato perché comunque branding non è solo creare l'immagine coordinata di un logo, ma potrebbe per noi, per dire branding, è anche creare un hashtag oppure un logo per un'iniziativa che vogliamo lanciare a livello digital per rendere diverso un'immagine. Diciamo che esatto, mentre una volta magari era considerata la nascita di un brand, no? La nascita di un lancio di un nuovo prodotto, adesso può rientrare nelle diverse iniziative che la marca si trova ad affrontare nel corso della sua vita. Sì, non racchiudiamo il nome brand solo al nome che può avere un prodotto, ma anche un'iniziativa o comunque un concept può essere rappresentato a livello grafico. Senti, due parole sul progetto appunto che ha vinto. Come è nata l'idea e come soprattutto vi mettete a ragionare quando c'è un brief? E diciamo che vabbè, il progetto è stato molto suddiviso in due grandi parti, la prima molto più lenta, come un bruco che si addentra sulle foglie per cercare di mangiare, quindi trovare tutti gli spunti, quindi la parte più lunga è stata appunto il pensiero creativo, quindi trovare l'idea analizzando tutti i dettagli che c'erano all'interno del brief e quindi trovare i punti chiavi che dessero espressione giusta dell'immagine che poi abbiamo realizzato. Soddisfatti, ovviamente. Ovviamente sì. Allora in bocca al lupo, ve la Grazie. giocherete tutta a Ce la Cannes. giocheremo fino in fondo per rappresentare l'Italia e crepi il lupo.